Di Michael Jordan avete certamente sentito parlare, di Magic Johnson, di Kobe Bryant, di LeBron James. Però gli atleti di colore che hanno cambiato la storia del gioco della pallacanestro, sarebbe meglio cercarli prima, per esempio negli anni 50, The Big O, Oscar Robertson. Assolutamente incredibile, uno di quelli degli anni 50-60 che sarebbe un protagonista oggi, ed è molto difficile pensare a un concetto del genere. Nasceva nel Tennessee rurale del 1938. Capì la mamma che in Tennessee a raccogliere cotone non si sarebbe andati da nessuna parte. Porta il figliolo a Indianapolis, the crossroads of America, il luogo di Kurt Vonnegut, ma non è che le cose lì vadano molto meglio. Iscrive il figliolo a Crispus Attucks High School. Il figliolo sarà semplicemente il più grande giocatore di basket della sua epoca. E questo però non piace agli abitanti dell'Indiana, perché questo figliolo guida la sua high school a 3 titoli consecutivi. Entra in scena il Ku Klux Klan. Il Ku Klux Klan non scherza nella Indianapolis degli anni 50. Mette un gatto nero nel suo armadietto, lo minaccia di morte tutti i suoi amici. Oscar non smette. Oscar gioca, passerà anche professionista, in luoghi dove non lo facevano giocare, ma lo apprezzavano tecnicamente. Dopo la partita, in albergo, per lui c'era un letto a parte, e al ristorante non lo facevano entrare. Negli anni 60, la storia della pallacanestro cambia attraverso di lui, e con lui la percezione degli atleti neri nel mondo americano. Diventerà anche il capo dell'associazione sindacale, e grazie a lui verrà istituito il concetto di free agency, che ancora adesso domina lo sport americano. The Big O, our brother, no other.